Ci troviamo al Palazzo della Fonte di Fiuggi, dove sta per iniziare il contest The Look of the Year 2016, contest internazionale per ragazze aspiranti modelle. A dopo ne vedrete delle belle. Ci troviamo in questo momento a Fiuggi, al Grand Hotel Palazzo della Fonte, nel backstage della finale nazionale di The Look of the Year del 2016. Le ragazze si stanno preparando per la grande serata dopo una settimana di duro lavoro e preparativi. Ecco le ragazze in fermento che stanno dando il meglio di loro nel trucco e parrucco, grazie comunque a una grande squadra di make-up e parrucchieri. Il tuo nome? Maria Claudia. Come ti senti questa sera? Un po' agitata, ma sono felice che è arrivato il gran giorno. Com'è stata questa settimana per te? Intensa, però c'è stato divertimento e tanto sacrificio. Come ti senti questa sera? Un po' agitata. Com'è stata la tua settimana? Bella, impegnativa, ma bella. Quindi sei soddisfatta del lavoro che hai fatto? Sì, si può sempre far meglio, però è andata bene. Che cosa ti aspetti da questa serata? Allora, non mi aspetto di vincere, sicuramente è una speranza per tutte, però mi aspetto che qualcuno mi noti e mi possa considerare per qualche futura opportunità lavorativa. Come ti senti questa sera per il gran finale? Mi sento emozionata, sono contenta, è stata una bellissima settimana, una bellissima esperienza e quindi porterò un ricordo veramente bello, sì. Quindi diciamo quello che ti aspettavi è stato, insomma. Sì, assolutamente sì. E il tuo nome? Martina. Quanti anni hai, Martina? 19, vengo da Prato. Martina Montefusco, come ti senti oggi? Emozionata anche perché ripenso a quello che ho vissuto io l'anno scorso, quindi penso che sia le ragazze vivano le stesse emozioni che ho vissuto io, quindi è davvero emozionante. Senti, ma questo concorso cosa ti ha portato di bello in quest'anno? Beh, diciamo ho fatto un sacco di lavori anche nell'alta moda, quindi è stato sempre il mio sogno e finalmente l'ho visto realizzarsi. Quindi sei stata soddisfatta del tuo operato? Sì, molto, anche perché inizialmente non ci credevo per niente, quindi la mia autostima era molto diversa da quella che ho adesso. Però ora mi sento molto realizzata, anche vedo realizzato anche quello che era un sogno dei miei genitori, oltre che il mio, quindi per questo sono veramente molto felice. Cosa auguri a queste ragazze, alla vincitrice soprattutto? Beh, di realizzare i propri sogni e magari intraprendere lo stesso percorso che sto percorrendo io. Si ritiene soddisfatto del lavoro fatto durante questa settimana? Soddisfattissimo perché comunque le ragazze si sono impegnate, sono tutte contente e siamo diventati una piccola grande famiglia.
E queste ragazze quale futuro avranno? Allora, le ragazze, la peculiarità del contest è che è un contest professionale per aspiranti modelle e fotomodelle, quindi ognuna di loro aspira a diventare modella e fotomodella. Diversi sponsor hanno già notato diverse ragazze, poi non svelo niente in questo momento, ma ci sono delle bellissime sorprese per le concorrenti a livello di premi, a livello di ingaggi lavorativi, ed è questa la soddisfazione che è sia per noi, ma soprattutto come lavoro per le ragazze. Come ha trovato le ragazze quest'anno rispetto allo scorso anno? È un gruppo molto forte, veramente belle e preparate, la voglia di imparare, questo è importante, perché i contest a volte c'è tanta svogliatezza, invece questo è un gruppo forte che ha voglia di crescere e di imparare, quindi tanta volontà. Quindi è rimasto abbastanza soddisfatto del lavoro svolto o avrebbe voluto di più? Ma sai, noi cerchiamo sempre di più, è normale questo, però diciamo che il livello è buono e sono sicuro che faranno una gran bella figura. Anche perché parliamo di ragazze comunque ancora alle prime esperienze. Sì, il bello è questo, poi confrontarsi non tanto con l'alta moda, con le classiche professioniste, ma appunto con ragazze che comunque sono ai primi passi, e questo ci dà ancora più soddisfazione, perché vederle crescere giorno per giorno, ora dopo ora, per noi è sintomo di gioia. Per quanto riguarda invece gli stilisti, sappiamo che comunque ci sono dei nomi noti e di alta moda. Sì, Degnon è sicuramente un'alta moda importante, sociale, tramite la nostra ufficio stampa Marina Bertucci siamo riusciti ad avere Nero Luce sono degli abiti che sono stati fatti nella manifattura delle detenute del carcere di Re Bibbia, quindi è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere averle con noi. Poi MAD, un gruppo che sta crescendo molto bene, dei ragazzi veramente in gamba, e sono sicuro che saranno molto presto tra le firme importanti. Yeah.
la signora Roberta Damiata di Eva 3000. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Cosa pensa del contest di The Look of the Year? Beh, penso che è un contest prestigioso a cui sono felicissima di poter partecipare e di essere presidente della giuria, perché comunque da anni è uno dei contest più famosi al mondo, insomma, a prescindere dall'Italia, ma al mondo The Look of the Year è il contest più famoso, che ha scelto le bellezze più importanti dei nostri tempi. Ha avuto modo di vedere le ragazze questa sera? Non ho voluto vederle proprio perché non volevo crearmi delle idee. Voglio vederle mentre sfilano, voglio vederle mentre comunque fanno i loro numeri e giudicarle proprio come le vedo così, perché altrimenti mi sarei fatta un po' delle idee che non voglio fare. Lei farà parte quindi della commissione tecnica, giusto? Sì, sono il presidente di giuria. Perfetto, allora in bocca al lupo a queste ragazze e a presto. Grande in bocca al lupo a queste ragazze, grazie a tutto e un abbraccio a tutti voi. Cosa vi ispirate quando cucite, pensate e create? Beh, dipende dal tema della stagione che decidiamo di portare comunque in passerella, quindi in base al tema, quindi scegliamo il tema e poi da lì mano a mano iniziamo a costruire proprio la storia e da lì poi piano piano gli abiti e via dicendo, insomma. È un lavoro molto difficile sia per la creatività sia per strutturare tutto il contesto, vero? Allora, sicuramente sì, anche se la creatività dà spazio alla genialità, all'artisticità, però dietro c'è una grande lavorazione nella cura del dettaglio, che sia nel ricamo del vestito che abbiamo presentato, che presenteremo qui al Look of the Year, e anche nella cura dell'accessorio. Presentatrice di The Look of the Year, Oara Borselli. Questo è il primo anno per lei, come si sente? Beh sì, il primo anno sicuramente orgogliosa di essere stata chiamata a poter presentare una manifestazione così prestigiosa, insomma riconosciuta non solo a livello nazionale, a livello internazionale, quindi per me essere qui al timone, se vuoi, di una serata così importante non può che essere solo motivo di prestigio. Ha visto le ragazze, come le trova? Molto belle, estremamente determinate, motivate. Devo dire che la qualità è molto alta. In questo devo dire un grande applauso anche alle preselezioni che sono state fatte, dove si vede dietro un lavoro estremamente accurato. Quindi insomma la serietà del concorso lo si nota anche da questo. E devo dire che le finaliste di stasera, insomma, non sarà facile per la giuria decretare la vincitrice, perché sono veramente belle. Stefano, tu ormai è da tanto che segui il concorso anche nelle selezioni, cosa ci dici? Beh, è sempre un'emozione grande arrivare all'ultimo atto. L'anno scorso fu una grande emozione, credo che quest'anno sarà ancora più forte, perché insomma si fa un percorso insieme alle ragazze e io ho il piacere e la fortuna di arrivare appunto poi fino alla finale nazionale. Devo dire che un po' mi piange il cuore nel pensare che solo alcune potranno continuare il cammino, però questa è la dura legge del regolamento, ma comunque insomma siamo pronti, sarà un grande evento e una grande serata. Le ragazze come le hai viste? Emozionate? Molto, sì, emozionate, sono emozionate e sono però anche desiderose di tentare questa esperienza davanti a una commissione tecnica qualificata. Insomma, è una bella esperienza anche per loro. Noi le accompagniamo e le facciamo un grande in bocca al lupo. Que nous montre notre derrière en chantant.
Molto bene, sì sì. Sei felice dei risultati? Sì, sì. Sicuramente ci speravi anche tu? Ovviamente, però sono contenta di essere arrivata fino qua. Cosa ne pensi delle vincitrici? Che sono tutte molto belle e si sono meritate il loro premio. Mi sono divertita tantissimo, è stata veramente un'esperienza importante per me. Spero di continuare a fare esperienze così. Contenta del risultato finale? Sì, sì, se lo meritavano le vincitrici. Che ne pensi del risultato? Sono felicissima e meritatissimo. Tu invece? Anch'io sono felicissima per tutte, le voglio bene. Cosa ne pensi della serata? Com'è andata? Bellissima, molto emozionante. Ci siamo anche divertite. Sei rimasta contenta del risultato? Sì, abbastanza. Comunque eravamo tutte belle. Sono contenta che abbia vinto Ginevra. Te lo aspettavi? No. Assolutamente no. È stata una sorpresa per entrambe. Invece tu da questa vittoria cosa pensi che avverrà nel tuo futuro? E spero una carriera comunque nel mondo della moda o del cinema, sono contentissima, grazie. Felice di questa conquista? Sì, molto, non me l'aspettavo.
Cosa pensi che avverrà nel tuo futuro? Beh, spero che si avverrà il mio sogno, dunque diventare modella professionista. Sono molto felice, non me lo aspettavo. Il tuo nome? Giulia. Come sei arrivata in classifica? Quarta. Cosa pensi che avverrà nel tuo futuro? Spero di calcare le passerelle più importanti. Eccoci qua con la seconda classificata, giusto? Sì, sì, giusto. Il tuo nome? Claudia, Maria Claudia. Cosa pensi che farai nel futuro? Spero di continuare perché è veramente una mia passione. Spero anche in un lavoro, in successivi lavori. Non solo. Non te l'aspettavi? No, no. Cosa pensi che avverrà adesso con questa vittoria nel tuo futuro? Beh, spero di andare avanti in questo campo e spero andare anche molto lontano. Te l'aspettavi questa vittoria? No, sono rimasta veramente soddisfatta. Immaginavi di poter arrivare anche tra le quattro premiate? Immaginavo sì, ma non prima. Tutto da Fiuggi, dal Grand Hotel Palazzo della Fonte, con le quattro vincitrici che adesso saranno pronte per partire al Grande Internazionale di fine ottobre. È tutto, alla prossima! In a perfect world.